Ciao, altro giorno, altro video. Sono sul tavolo della cucina salotto con il mio bel runner, con le margheritine. Sì? Arrivo subito, Diego, sto facendo una cosa. Facciamo un altro video veloce perché mi sono arrivate altre cose da eBay. Sì, e una cosa ve la voglio mostrare in particolare. Allora. Sì, ci Diego. Allora, innanzitutto un altro pacchettino di bicconola 4 mm che ragazzi sembrano tra l'altro perfetti, cioè non sono di Tinting, sono vinti all'asta se mettesse a fuoco. Non gli piace. Boh, e sono secondo me più belli di quelli di Tinting, mi sembrano più regolari. Poi mi è arrivato questo paccozzo di gocce, che non ricordavo di aver preso, cioè questo colore è un po' sparaflesh, non l'ho neanche ancora aperto. Guardiamo, oh, ho spaccato tutto, vabbè. Andiamo al volo. Cioè, queste sono un po' troppo strane, però vabbè, sai, per delle cose estive, magari per delle ragazzine sono carine. Poi queste, che hanno una bellissima colorazione, questo dorato perlato tra l'oro e questo rosa antico, sono molto carine. E poi infine le mie preferite sono sicuramente queste qua. Di queste ho anche 10 cipollotti fatti in questo modo. E le trovo veramente fantastiche. Poi vado a ricercare il nome del venditore e ve lo metto qua sotto. Poi ecco la cosa per cui mi interessa fare il video. Ta-da-da-da. Non è niente di speciale, la maggior parte di voi avrà già queste serie di cose, però ho ordinato degli espositori. Questa non è un'asta, ma un compralo subito. L'ho pagato, mi pare, 1,50 euro, 1,56 euro, comunque meno di 2 euro il set da 3 pezzi con le 3 altezze diverse, vedete? E tra l'altro, quando mi sono arrivato, ho pensato: vabbè, che le ho pagate niente, ma cos'è sta roba così? E invece ho detto una cavolata perché hanno tutte la patina protettiva, vedete? Sono spettacolari, sono fatti benissimo. Questo colore che viene via sarà un cancerogeno. Vabbè, e come sono? Praticamente sono i classici espositori, prendiamo quello piccolo, che si vanno a montare in questo modo. Io patà, eccolo qua. Hanno i 3 buchi, mi piacevano come design, diciamo, perché sono un po' diversi. Arrivo, no, in bocca. Sta giocando con il Lego. Sono diversi un po' dai soliti tutti arzigogolati che mi piacciono tanto, ma io facendo foto molto più minimal, mi servivano per fare le foto nella lightbox. Non mi sembrava sensato prendere quelli tipo un po' barocchi lì con i ghirigori, così. Li volevo il più lisci, semplici possibili. Quindi sono soddisfattissima di questo acquisto. Adesso non tolgo ancora la pellicola perché prima che li userò. Ho rovesciato tutta la scatola di Lego, una scatola enorme, vabbè. Perché prima che li userò passerà un po' di tempo, quindi almeno nel mentre li tengo, ecco, vedete, li tengo sistemati. Vediamo se riesco a farveli vedere così. Devo staccare, scusate, il braccio, eccolo qua. Eccoli qua. No, io li ritengo carini, mi piacciono, sono soddisfatta. Per 1,50 euro, sì, ci hanno messo il loro tempo ad arrivare, ma tanto sono stata occupatissima, come sapete, quindi non mi sono neanche accorta del tempo che passava. Sono in, non so, saranno plexiglass, plastica, no, plexiglass forse. E ripeto, sono molto contenta. Adesso proverò giusto a fare un paio di foto, tanto per. E vi farò sapere. Quindi niente, anche di questi, essendo un compralo subito, se riesco magari vi metto direttamente il link dell'inserzione, se no vi metto il nome del venditore. E comunque niente, ci vediamo alla prossima.